Ciao a tutti dalla storica Milano Art Gallery, uno spazio culturale che ha ben 53 anni di storia, dove hanno dialogato ed esposto i più grandi artisti e intellettuali del tempo, di oggi e soprattutto di ieri. Oggi un artista particolare, Cinzia Gorini che ci porta attraverso i suoi quadri, le sue tele, nei suoi viaggi, nelle sue fantasie, nei suoi sogni. Da Copenaghen al mare meraviglioso della Sicilia ci fa viaggiare attraverso la sua visione dell'arte e la sua visione del colore. Cinzia, finalmente questa personale si apre qui nel cuore di Milano, in questa storica galleria, proprio sui Navigli, alla fine di Corso Genova, e si apre con del colore meraviglioso e una mostra, come direi io, positiva nel pensiero. Certamente positiva nel pensiero, perché quello che ci serve in questo momento è essere assolutamente fiduciosi anche nel futuro, avere una visione forse un po' leggera apparentemente e guardare avanti, questa è la cosa più importante. Il blu mi permette di fare questo, quindi il blu con tutte le sfumature, il colore ad olio perché mi permette di cogliere la luce, quindi un po' di profondità che va oltre alla semplice pennellata. E poi sono tutte immagini che mi sono care, che mi riportano a situazioni positive sicuramente. È un po' come pulire il proprio animo da tutta una serie di situazioni che non ci fanno tanto piacere, diciamo, in questo momento. Infatti la tua più che bella si può definire arte positiva, perché tu ci porti in elementi naturali, ci porti nei luoghi belli del vivere, della fantasia, ci porti nel mare, ci porti in questi luoghi così leggeri dove il pensiero si abbina alla saggezza, direi. Quindi usufruire, guardare, godere, il termine giusto, di un tuo quadro e comunque del beneficio. Hai un'arte leggera, un'arte gradevole e leggera. Sì, diciamo che io trovo nel colore una forma di terapia, come spesso hai anche sostenuto, e io trovo che sia assolutamente vero, perché in certi momenti il poter prendere in mano un colore, in questo caso per me il blu con tutte le sue sfumature, mi dà la possibilità di mettere sulla terra delle sensazioni, delle emozioni che apparentemente partono, tra virgolette, male, ma poi quello che restituiscono è qualcosa di bellissimo, che dà serenità, che mi dà tranquillità, e spero che chi guarderà i miei quadri lo recepisca. Credo proprio di sì, ne sono convinto, e come tu ben sai sono un forte sostenitore dell'arte terapia. L'arte proprio fa bene a noi, fa bene alla nostra mente, al nostro animo, fa bene ai nostri sogni, fa bene al nostro sonno, ecco, anche giocando con le parole. Perché l'arte è un momento di sfogo, un momento di concentrazione, un momento di benessere, ma soprattutto riscopre in noi la parte più bambina, la parte più fragile, ma anche quella più leggera, la parte di cui abbiamo più bisogno, soprattutto in periodi del genere. Vero. È la parte più istintiva poi, e quindi circondarsi, soprattutto oggi, di qualcosa che ci fa star bene ci aiuta anche ad affrontare quello che non va poi così tanto bene e a guardarlo con gli occhi giusti, perché sono gli occhi più istintivi, sono quelli che di solito i bambini hanno e che ci permettono di vedere il mondo anche sotto aspetti che, ahimè, oggi, vuoi per l'età, vuoi per quello che ci accade, non vediamo. Blu, perché se uno pensa al mare, se uno pensa al cielo azzurro, se uno pensa alle estati trascorse calde o anche ai laghi in montagna, è il blu ti dà tranquillità. Beh, anche perché, soprattutto perché è il mio colore preferito, non a caso. Io sono sempre in blu. In blu perché è quieta, io sono una persona molto attiva, non direi agitata, direi iperattiva, e il blu aiuta. Il blu perché speranza, il blu perché credo che sia proprio un bel colore rasserenante, e tu giochi molto con le tonalità del blu. Ad esempio qui vediamo questo meraviglioso dipinto battezzato da me Le casette di Copenaghen, e visto che pure la mostra, posso dire proprio in onore di quello che c'è di bello in Svezia, e poi in Scandinavia e Svezia, perché Copenaghen è in Danimarca, che è il premio Nobel. Ricordiamo che ieri è stata la giornata appunto della Terra, una cosa importantissima, e qui questo bel mare di Catania, che Palermo, la Sicilia in generale, voglio dire, ecco. E attraverso questi colori fa aggiungere la cosa che il mare è un elemento straordinario per noi, quindi a volte trattiamo male le cose più importanti, dobbiamo ricordarci che il mare invece è un amico, è un fratello, è un genitore,
e non solo. E va preservato, va curato, quindi il totale rispetto che dobbiamo nei confronti della natura, perché è un mondo a cui tutti cerchiamo di tornare, quando nei nostri weekend ci mettiamo in macchina è per andare verso la natura in genere. Sempre. Sempre, per cui è un qualcosa da salvaguardare. E soprattutto oggi è un qualcosa di cui circondarsi anche in città, e quindi la pittura, il colore ci serve proprio per recuperare queste sensazioni che sono assolutamente positive. Sono tante le opere esposte, quasi fatte a sezioni perché la galleria si dirama in diverse parti, ma ce n'è qualcuna di tua preferita, qualche opera che hai fatto magari anni addietro, perché ci sono anche opere datate tra queste varie esposte? Certo, beh, Casette Blu sicuramente è quella che ho più nel cuore. Poi al piano di sopra c'è un'opera che si intitola Evidenze, che è molto bella per me, chiaramente, perché trasmette questa sensazione di massima pace e tranquillità. È uno di quei pochi momenti in cui sono riuscita a conciliare un po' tutti gli aspetti della mia vita, e attraverso questo quadro c'è proprio questa sensazione di tranquillità raggiunta, per un attimo, ma raggiunta. Quando hai capito che dipingere ti faceva bene, che era la tua strada, che era la tua direzione? Allora, io ho iniziato a dipingere molto presto e la mia prima mostra che feci a Stoccolma risale a tantissimi anni fa, e però in realtà lì è stato un momento in cui ho veramente cercato di ritagliare del tempo. Non avevo tempo, ma l'ho cercato, dopodiché non l'ho più trovato e sono stata assorbita, come capita spesso, dalla vita, dalle situazioni. Poi ho scoperto invece che la pittura è per me l'unico modo anche per riuscire a metabolizzare gli eventi. E questa cosa mi ha permesso poi di andare più in profondità, e quindi dipingendo ho scoperto che l'indomani, quando riaffrontavo le mie situazioni, la mia visione era diversa. Non so spiegarlo in che modo, ma sicuramente più positiva. E quindi l'arte io la vedo, e la pittura nel mio caso, come proprio la possibilità di ciascuno di noi di fare questo upgrade, diciamo, in momenti impensabili, dove uno pensa che non ci siano soluzioni e dove pensa che non ci siano prospettive. Ecco, il colore, per me il blu e comunque l'arte, ti aiuta ad affrontare le cose in un modo differente. Vedo che è arrivato il maestro Roberto Villa, che ci ha raggiunto. Prego maestro, accogliti con noi. Vieni, eccoti qua, vieni pure qui. Oh, in compagnia con noi, prendi pure le... Eccoci qui. Ecco, ho l'amico Roberto Villa, che vi siete già incontrati nei nostri grandi eventi, a Spoleto, allo Spoleto Pavilion a Venezia, eccetera, e quindi ha già visto la mostra, mi dice, e ha visto anche i tuoi quadri. E attraverso la visione di Cinzia, come ha ben spiegato prima lei, l'arte terapia si fa più che mai viva. Ma mi pare che le cose fondamentali siano la capacità di trasferire la propria esperienza in un quadro perché gli altri ricevano il messaggio. Questo è il punto fondamentale della funzione dell'arte in sé, e poi soprattutto di chi mette insieme due cose: la comunicazione verso gli altri e verso se stessi. Verso se stessi, come dicevate, la capacità terapeutica dell'attuare il lavoro dell'artista, realizzando appunto dei quadri che indicano il mio pensiero e quello che io vorrei che gli altri sapessero. Quanto è importante, Cinzia, oggi suggerire, spiegare anche agli altri che non ce l'hanno ben chiaro. Io lo dico da tanti anni, ho portato tante conferenze qui, Alessandro Peluzzi, c'è anche l'amico Roberto, Margherita Pazzi, il professor stesso Alberoni, essendo vicino all'arte da sempre, perché da ragazzino sono diventato il manager di Sgarbi, e sono sempre stato mantenuto sostenitore dell'arte terapia. Adesso se ne parla un po' di più, ma molti non hanno ancora capito i benefici dell'arte. Io penso che l'arte possa fare veramente più, ma certamente meglio di una medicina, perché l'effetto placebo, l'effetto che noi produciamo nella nostra mente, nessun medicinale può comprendere. Quando abbiamo un'ansia, perfino creiamo un ascesso al dente. Abbiamo una preoccupazione, ci viene male il sonno. Cioè riusciamo con la nostra mente, a volte un po' perversa, a farci del male come farci del bene. Ma quel bene si chiama arte. Vero, infatti molto spesso, e soprattutto in questi ultimi anni, soprattutto nel mondo dei bambini, viene praticata l'arte terapia
come mezzo per cercare di affrontare dei problemi di cui a volte gli stessi ragazzi, ma anche gli stessi genitori non sono consapevoli, perché attraverso l'espressione più istintiva, quindi attraverso l'utilizzo del colore o dei materiali, quindi l'espressione artistica, emergono anche delle cose che sono nascoste nel subconscio, di cui non si ha neanche la consapevolezza. Quindi io trovo che l'arte sia comunque una forma di catarsi, una forma di pulizia, e che serve tantissimo per affrontare la vita quotidiana, quindi che aiuta a vivere meglio, con una maggiore serenità, una maggiore tranquillità, anche in un mondo dove siamo veloci, assorbiti da mille preoccupazioni, con tante aspettative, dove ognuno di noi carica anche di progetti e gli altri su di noi. Quindi è veramente un guazzabuglio di situazioni. L'arte aiuta a fare maggiore chiarezza, secondo me, ci dà uno strumento. E a volte è un peccato dover arrivare a vedere solo l'idea del bambino in ospedale, Patch Adams è presente, il bambino che disegna, cioè non si possa applicare nella vita quotidiana la scrittura, la poesia, l'arte applicata, riuscire a capire che quella terapia fa bene. Come a volte si parla con il maestro Avillo, che è anche un caro amico, mi ha insegnato a mangiare bene, perché è importante la disciplina anche del cibo, e sapersi, come dire, condurre e disciplinare attraverso il cibo, noi siamo anche quello che mangiamo, dico bene, e a volte noi siamo anche cosa frequentiamo, di cosa ci nutriamo, ma non si parla solo di cibo, della bocca, dello stomaco, della digestione, dei gassi, dei succhi gastrici, ma il cibo soprattutto importante è quello della mente, cosa legge, cosa leggiamo. Vero che oggi si legge pochissimo, però di cosa ci nutriamo, di che tipo di arte ci nutriamo, e se ci nutriamo di arte, non è possibile vivere solo di televisione, ne parlavamo prima. Sì, in effetti il problema è quello di un nutrimento, diremmo, dello spirito in sostanza, che è vero. Spesso i quadri sono, di qualsiasi attore, autore, sono come dei test di Rorschach in psicologia, cioè attraverso quel lavoro che l'autore presenta, di fatto presenta se stesso. Lui non lo sa. Spesso gli scappa, tra virgolette, quello che lui è, perché sono un'impronta digitale della propria essenza. Quindi, in realtà, quello che noi vediamo è la proiezione di un proprio mondo rivolto non solo al quadro, ma usa il quadro come viatico, come mezzo di comunicazione del proprio io a se stesso e agli altri. Quindi Cinzia, noi in chiusura direi che il messaggio che vogliamo dire è che attraverso i colori, attraverso i paesaggi, attraverso i suoi sogni siamo tranquillamente più leggeri rispetto a Madre Terra. Voglio dire che ieri è stato, non è una coincidenza che le casette di queste meravigliose casette di le casette blu di Copenaghen, io le ho battezzate, voglio dire, perché sono bellissime. Era appunto il compleanno della nostra Madre Terra, così importante, perché ci ospita, voglio dire. E, cosa vuoi aggiungere? Un sogno del cassetto, un desiderio, qualcosa? Beh, la cosa più bella sarebbe poter riuscire a vivere chiaramente con questa passione, e quindi riuscire a far sì che questa cosa che io ho fatto mia possa essere anche di altri, quindi fruibile anche dalle altre persone. Questa è la cosa più bella in assoluto, e che io mi auguro di poter fare, chiaramente. Allora salutiamo tutti gli amici del Berbo, da Cinzia, salve Roberto, vi aspettiamo alla Milano Gallery, ciao a tutti.